Ciao a tutti! Bentornati Bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi propongo un Bactus. Ho scelto questi colori che a me piacciono tantissimo. Vedrete che è semplice da realizzare e anche veloce. Sulle tre punte io ho inserito questi fiorellini. Per realizzarlo ho utilizzato il ciak. Sull'etichetta viene indicato l'uncinetto 2, 2,5. Io invece ho utilizzato il numero 5. Utilizzando l'uncinetto numero 5, il Bactus, vedete, oltre ad essere leggero, resta ancora più morbido. Resta molto morbido. Sono i gomitoli che ho utilizzato, sono da 100 grammi, ma ne ho utilizzato 60 grammi del prugna, 30 grammi orchidea e 60 grammi del lilla. Quindi vedete, non consumate nemmeno i gomitoli. Questo è ciò che vi resta. Se vi piace e volete realizzarlo anche voi, seguite il progetto. Materiale occorrente: ciak, colore lilla, orchidea e prugna. I gomitoli sono da 100 grammi, 100% acrilico. Ogni gomitolo è formato da 400 metri di filato. Il ciak è un acrilico molto soffice e per questo lavoro è perfetto. Uncinetto numero 5 e forbice. Passiamo al Comincio con procedimento. il lilla. Lavoro un anello magico. Nell'anello magico lavoro 3 catenelle che rappresentano la prima maglia alta. Una, due e tre. Una catenella di spazio, 3 maglie alte, una, due, e 3. 2 catenelle, una e 2, 3 maglie alte, una, due, e 3. Una catenella, come abbiamo fatto qui all'inizio, e una maglia alta. Ora tiro il mio cerchio magico e ultimato la prima riga. Ora lavoro 3 catenelle. Una, due e tre. Giro il lavoro. Una catenella di spazio. Entro qui dove ho lo spazio formato da una catenella del giro sottostante e lavoro le 3 maglie alte.
1, 2, 3. Una catenella di separazione. Entro qui nello spazio successivo e lavoro 3 maglie alte. Una, due, tre. Ora mi ritrovo qui sulla punta, quindi ora qui faccio 2 catenelle come ho fatto nel giro sottostante, una e due. E nello stesso spazio lavoro nuovamente 3 maglie alte. Una, due, e 3. Una catenella, vado nell'ultimo spazio qui formato da una catenella e lavoro le 3 maglie alte. Una, due, e 3. Una catenella e come ho fatto qui all'inizio, una maglia alta e ho creato così un nuovo spazio. Così. Procedo con la nuova riga, ma cambio l'uncinetto perché pur essendo nuovo questo tende a bloccarmi il filo, non scivola bene, quindi prendo quello normale, sempre il numero 5. Ecco, questo si muove meglio. Quindi ora ricomincio a realizzare la nuova riga. Quindi faccio le mie 3 catenelle, una, due, tre, giro il lavoro, faccio una catenella, entro nel primo spazio e lavoro le 3 maglie alte. Una, due, e una tre. Catenella, spazio successivo, 3 maglie alte. Una, due, e tre. Una catenella di separazione, quindi vedete, facciamo sempre una catenella, all'interno. Qui mi trovo sulla punta e lavoro 3 maglie alte, una, due, tre. Sulla punta lavoriamo sempre 2 catenelle e nello stesso punto, nello stesso spazio, altre 3 maglie alte. Una, due, e 3. E ho fatto la punta. Una catenella di separazione, entro nello spazio successivo e lavoro le 3 maglie alte. Una, due e tre. Una catenella di separazione e vado nell'ultimo spazio, quello iniziale formato da una catenella e lavoro le mie 3 maglie alte. Una, due, tre. Una catenella, rientro nello stesso spazio e lavoro una maglia alta. Ecco,
E ho formato così il nuovo spazio per la prossima riga. E ho ultimato così la terza riga. Una, due e tre. Quindi ora ricomincio. Lavoro le 3 catenelle. Una, due, tre. Giro il lavoro. Faccio una catenella di separazione. Entro nello spazio formato da una catenella e lavoro le 3 maglie alte. Una, due, e tre. Una catenella, spazio successivo 3 maglie alte. Una, due, tre. Con questo procedimento dobbiamo realizzare 5 righe. Quindi ora abbiamo cominciato la quarta e procedete da sole nel realizzare queste ultime due. Quindi ricordate, qui all'inizio fate sempre 3 catenelle, una catenella di separazione e 3 maglie alte. All'interno della lavorazione una catenella, 3 maglie alte. Una catenella 3 maglie alte, mentre sulla punta 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. E stesso lavoro sull'altro lato. Terminate sempre la riga lavorando qui dove c'è lo spazio di una catenella, lavorate sempre le 3 maglie alte, poi fate la catenella e l'ultima maglia alta, in modo da creare così la nuova riga. E ora procedo con le altre due. Ho ultimato una, due, tre, quattro, cinque righe. Tiro il filo e lo taglio perché cambiamo ora il colore. Tengo la mia asolina e ora prendo il prugna e lo faccio passare così. Ora, in questo punto lavoro una maglia bassa. In questo modo blocco per bene i fili e poi faccio 2 catenelle. Così ho realizzato la prima maglia alta e ora posso girare il lavoro. Faccio una catenella di separazione e lavoro qui in questo spazio 2 maglie alte, una e due, così. Ora procedo a lavorare a maglia alta su ogni punto sottostante. Quindi qui ho le 3 maglie alte, quindi lavoro 3 maglie alte, punto su punto, 2 e 3. Nello spazio lavoro una maglia alta, sulle maglie alte lavoro a maglia alta, una, due, tre, e nello spazio una maglia alta. Così. Tre maglie alte. Ora sono sulla punta, vedete? Quindi lavoro le 3 maglie alte. Una, due, tre. Ora qui sulla punta lavoro 2 maglie alte, una e due, e dopo le 2 catenelle, sempre nello stesso spazio qui sulla punta, 2 maglie alte, una e
e 2. Così. E ora mi ritrovo sull'altro lato e devo ripetere lo stesso procedimento. Quindi tutto a maglia alta, punto su punto e nello spazio una maglia alta. Arrivo fino alla fine e vi mostro come ultimare la riga. Sono a fine riga, ho lavorato le 3 maglie alte sulle 3 maglie alte e qui ho lo spazio formato da una catenella. Quindi qui ora io entro e lavoro 2 maglie alte, una, due, una catenella e nuovamente una maglia alta e ho creato così un nuovo spazio qui alla fine del lavoro, come abbiamo fatto qui all'inizio. Nuova riga, facciamo 3 catenelle e giro il lavoro. Una catenella di spazio. Salto un punto, vado in quello successivo e lavoro una maglia alta. Così. Una catenella, salto un punto, vado in quello successivo e lavoro una maglia alta. Una catenella, salto un punto. Vado in quello successivo e lavoro una maglia alta. Una catenella, salto un punto, vado in quello successivo e lavoro la maglia alta. Così. E procedo fino qui alla punta. Ho ultimato il lato e ora qui, vedete, qui c'è lo spazio della punta. Quindi faccio una catenella, entro qui sulla punta e lavoro una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. E ho formato nuovamente la punta. Così. E ora mi ritrovo sull'altro lato e dovrò rifare lo stesso lavoro che ho fatto qui. Quindi una catenella, salto un punto, vado in quello successivo e lavoro la maglia alta. Una catenella, salto un punto, vado in quello successivo e lavoro la maglia alta. Una catenella. Salto un punto, vado in quello successivo e lavoro la maglia alta e continuo così fino alla fine della riga. Sono a fine riga, mi manca una catenella, salto un punto, entro qui nello spazio e lavoro la maglia alta e ho concluso anche questa seconda riga. Con il color prugna. Così. Ora cominciamo il terzo e ultimo giro con il prugna e poi cambiamo nuovamente il colore. Lavoro 3 catenelle. Una, due e tre. Giro il lavoro. Una catenella di separazione. Entro nel primo spazio e lavoro 2 maglie alte. Una e due. Una maglia alta. Una maglia alta sulla maglia alta sottostante. E una maglia alta nello spazio. Una maglia alta sulla maglia alta sottostante.
e una maglia alta nello spazio. Una maglia alta sulla maglia alta sottostante e una maglia alta nello spazio. Quindi vedete, stiamo lavorando tutto a maglia alta. E soltanto qui all'inizio abbiamo fatto un piccolo spazio formato da una catenella. Quindi ora procedo fino alla punta. Sono arrivata sulla punta e qui ho lo spazio formato da 2 catenelle. Qui entro e lavoro 2 maglie alte, una, due, due catenelle e sempre nello stesso spazio 2 maglie alte, una e due. E ho formato così di nuovo l'angolo. E ora procedo su quest'altro lato come ho fatto qui. Quindi lavoro una maglia alta sulla maglia alta sottostante e una maglia alta nello spazio. Una maglia alta nella maglia alta sottostante e una maglia alta nello spazio. E continuo così fino a fine riga. Qui ho lo spazio che abbiamo formato con la catenella nel giro sottostante, quindi entro e lavoro 2 maglie alte, una, due, una catenella e una maglia alta, così come ho fatto sull'altro lato qui. In questo modo abbiamo ultimato i 3 giri con il prugna. Ora andiamo a cambiare nuovamente il colore. Quindi tiro il filo. E lo taglio. Ora prendo il colore orchidea, rientro nella catenella, faccio passare il filo il filo e lavoro una maglia bassa. In questo modo blocco tutti e 2 i fili e 2 catenelle, e con la maglia bassa e le 2 catenelle ho realizzato il primo punto alto. Quindi ora giro il lavoro. Faccio una catenella di spazio. Rientro in questo spazio e lavoro la maglia alta. Seconda maglia alta. E una terza maglia alta. Quindi ho fatto una maglia alta, una catenella e 3 maglie alte nello stesso spazio. Stiamo ripetendo il lavoro che abbiamo fatto qui con il lilla. Quindi poi una catenella, salto 3 punti, 1, 2, 3. Vado nel quarto punto. E lavoro 3 maglie alte nello stesso punto. 1, 2 e 3. Una catenella. Salto 3 punti. 1, 2 e 3. Vado nel quarto e lavoro 3 maglie alte nello stesso punto. 1, 2 e procedo così con questo procedimento fino alla Sono punta. Qui arrivata qui sulla punta, qui lavoro una catenella, entro nella punta e lavoro 3 maglie alte, una, due,
3, 2 catenelle e sempre nello stesso spazio qui altre 3 maglie alte. Una, due, e 3. Così. Una catenella. Salto 3 punti, 1, 2, 3, entro nel quarto e lavoro le 3 maglie alte nello stesso punto. Una, due, e 3, una catenella. Procedo fino a fine riga. Sono a fine riga, qui ho fatto la catenella, salto i 3 punti e mi ritrovo qui nello spazio. Entro. E lavoro le 3 maglie alte, una, due, una catenella di separazione e nuovamente una maglia alta come ho fatto all'inizio della riga. E abbiamo concluso così questa riga. Ora, di queste righe ne dobbiamo fare 5, quindi questa è la prima. Come abbiamo fatto, 5 righe di lilla. Mentre queste con il prugna, ogni 5 ne faremo sempre 3. Prendo con la nuova riga, faccio 3 catenelle, giro il lavoro. Una catenella di separazione e nello stesso in questo spazio lavoro 3 maglie alte. Una, due, e 3. Una catenella e ora è semplice. Vado nello spazio successivo e lavoro le 3 maglie alte. 1, 2 e 3, una catenella, così. Una volta arrivata qui sulla punta, lavoro come ho fatto qui. 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nello stesso punto qui, nello stesso spazio della punta, alla fine della riga faccio come ho fatto sull'altro lato. Qui entro e lavoro sempre le mie 3 maglie alte, una catenella e una maglia alta. E questo lavoro lo ripeto per le altre 4 Ho righe. terminato la lavorazione di 5 righe con il colore orchidea. Ho tagliato il filo. E ora riprendo il prugna. Faccio passare il filo. Entro. Lavoro la maglia bassa, così blocco il filo. 2 catenelle e ottengo la prima maglia alta. Così. Ora, con questo colore dobbiamo ripetere la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui, perché la striscia con il prugna separerà sempre il lilla dall'orchidea. Quindi qui ho una maglia alta, faccio una catenella. E in questo spazio lavoro 2 maglie alte, una e due, così. E poi procedo a maglia alta, punto su punto.
così, sulle tre maglie alte una maglia alta, mentre nello spazio una maglia alta. Così. Quindi sulle tre maglie alte, sempre tre maglie alte. E tre. Mentre nello spazio una maglia alta. E procedo così. Quando arrivo qui sulla punta dello scialle, lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. E quando arrivo a fine riga, rifaccio lo stesso lavoro che ho fatto sull'altro lato. Quindi qui vado a lavorare 2 maglie alte, una catenella e una maglia alta di chiusura di fine giro. A fine riga, con il prugna, ricomincio la nuova riga. 3 catenelle, una di separazione, entro nello stesso spazio, qui che abbiamo creato con una catenella, e lavoro una maglia alta. Una catenella, salto uno spazio, vado in quello successivo e lavoro una maglia alta. Una catenella, salto uno spazio, vado in quello successivo e lavoro una maglia alta. Una catenella, salto uno spazio, vado in quella successiva e lavoro la maglia alta. Così. E procedo lavorando così per tutta la riga. Quando arrivo qui sulla punta, lavoro una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta sempre nello stesso Ultimato la spazio. lavorazione e ora realizzo l'ultima riga, sempre con il prugna. Comincio con le mie 3 catenelle, una di separazione, entro nel primo spazio e lavoro 2 maglie alte nello stesso punto, 2, così. E poi lavoro una maglia alta su ogni maglia alta che mi si presenta. Quindi una maglia alta sulla maglia alta. E nello spazio entro e lavoro la maglia alta. Una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta nello spazio. Così. E continuo fino a raggiungere la punta. E sulla punta lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. E termino la riga lavorando nell'ultimo spazio 2 maglie alte, una catenella e una maglia alta. Ho ultimato le mie 3 righe con lo stesso procedimento di queste, sempre con il color prugna. Ora passiamo nuovamente ai lilla. Prendo bene i due fili, il tiro, entro nello spazio e lavoro la prima maglia bassa, così mi si blocca per bene il filo. Poi con 2 catenelle ottengo così la mia prima maglia alta. Ora lavoriamo col seguente procedimento. Una maglia bassa di spazio e nello stesso spazio qui lavoro 3 maglie alte. Una, due, e
e 3. Così ho il nuovo spazio formato da una catenella e 3 maglie alte, tutte lavorate qui nel primo spazio disponibile. Poi saltiamo 3 punti e facciamo una catenella. Quindi 1, 2, 3, entro nel quarto e lavoro 3 maglie alte nello stesso punto. Una, due, e 3. Così. Una catenella, salto 3 punti, 1, 2, 3. Entro nel quarto e lavoro 3 maglie alte nello stesso punto. Una, due, e 3 e una catenella. Così. E procedo per tutta la riga fino a raggiungere la punta. Quando raggiungo qui la punta, qui lavoro 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, tutte nello stesso punto. Sono arrivata sulla punta, lavoro la mia catenella, entro nello spazio e lavoro 3 maglie alte, una, due tre, 2 catenelle. E nello stesso spazio nuovamente 3 maglie alte. Ora qui avete visto che questo gruppo di 3 qui c'è solo uno spazio, una maglia. Quindi dobbiamo fare lo stesso lavoro anche da questa parte. Quindi facciamo una catenella, salto un punto, vado in quello successivo e lavoro le 3 maglie alte nello stesso punto. Una, due, e 3. E una catenella. Così. Questa è la lavorazione che otterrete sulla punta. Mentre ora procediamo mantenendo i 3 punti di separazione tra un gruppo e l'altro. Quindi ora salto 1, 2, 3, entro nella quarta e lavoro il gruppo di 3 maglie alte. Una, due, tre, una catenella, salto 3 punti, vado nel quarto e nuovamente 3 punti alti nello stesso punto e procedo così fino alla fine della riga. Ora sono a fine riga, quindi salto 1, 2, 3 punti, entro direttamente qui nello spazio. E lavoro 3 maglie alte, una, due, tre, una catenella e una maglia alta, creando così un nuovo spazio qui, come abbiamo fatto all'inizio. Quindi faccio le 3 catenelle, una, 2 e 3 e giro il lavoro. Una catenella di separazione, entro nello spazio e lavoro una maglia alta e ho creato così il nuovo spazio. 2 e 3, una catenella e ora è semplice, basta che vado nello spazio successivo
e lavoro le 3 maglie alte insieme. Una, due, tre. Una catenella, vado nello spazio successivo e ripeto sempre 3 maglie alte nello stesso punto. Una catenella e nuovamente 3 maglie alte nello stesso punto. Una catenella e 3 maglie alte nello stesso punto. E procedo fino alla punta. Sono arrivata sulla punta, entro e lavoro nuovamente 3 maglie alte. Una, due, tre. 2 catenelle e 3 maglie alte. Una, due, e 3. Una catenella, vado nello spazio successivo e lavoro le 3 maglie alte. Una, due, tre e una catenella. Una volta ultimata anche la seconda riga con il lilla, ne realizzo altre 3 per un La totale di 5. lavorazione di queste 5 righe si ripete nei vari colori fino a terminare con il lilla ed è suddivisa dalla lavorazione con il prugna, che sono 3 righe. Qui, qui, qui e qui. E abbiamo raggiunto l'altezza del Bactus. Ora passiamo al passaggio successivo. Io sulla parte larga del Bactus ho lavorato tutto a maglia bassa, vedete? Però questa lavorazione è facoltativa, se non vi piace non la fate. Se invece la volete fare anche voi, come ho fatto io, lavorate in ogni spazio 3 maglie basse e lavorate per tutta la larghezza del Bactus. Così. E una volta arrivata a fine larghezza del Bactus, ora vado a lavorare sui lati. Faccio una catenella e ora vado a lavorare nel primo spazio qui. Metto due volte il filo sull'uncinetto, entro in questo spazio e lavoro 8 maglie alte doppie. Una, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, e otto. Così, 8 maglie alte doppie e vado a chiudere con una maglia bassa. Qui nello spazio successivo. E ho chiuso così il ventaglio. Quindi ora procedo e vado a lavorare nello spazio successivo a quello dove ho fatto la maglia bassa. Qui vado a lavorare nuovamente 8 maglie alte doppie. Una, due, tre,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Vado nello spazio successivo e chiudo con una maglia bassa. Quindi proseguo per tutti e due i lati del Bactus lavorando questi ventagli. Così. Prendo il prugna e cambio l'uncinetto con il numero 3. Entro qui nella maglia bassa, faccio passare il filo color prugna. Prendo tutti e due i fili, così resta fissato, e poi lavoro 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dopo aver fatto le 10 catenelle, ne aggiungo altre 4. 1, 2, 3 e 4. Salto le prime 4, entro nella quinta. E lavoro una maglia bassa e ho realizzato così un pippiolino. Nuovamente 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Rientro qui nel punto centrale e lavoro la maglia bassa. E ottengo così due pippiolini. Dispiace che non si vede tanto bene perché il color prugna è un po' scuro. Il video tende, e a quanto pare sfoca anche un pochino e mi dispiace, ma purtroppo devo usare per forza questo colore per rifinire il Bactus. Quindi ora faccio altre 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Rientro sempre nel punto centrale, vedete che si forma il foro. Rientro e lavoro la maglia bassa. Entro nella catenella iniziale, qui, delle 10, e chiudo con una maglia bassissima. E ottengo questi tre pippiolini. Ora nuovamente 10 catenelle. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rientro nella maglia bassa iniziale d'inizio lavoro e chiudo con una maglia bassissima. E ho lavorato così il primo fiorellino. Così. Di questi ne dobbiamo realizzare 5 e partono tutti dallo stesso punto. Quindi rifaccio le 10 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Più 4, 1, 2, 3 e 4. Entro nella quinta e lavoro una maglia bassa. 4 catenelle. Rientro qui al centro e lavoro una maglia bassa e chiudo così il secondo pippiolino. 4 catenelle di nuovo, 2, 3 e 4. Rientro sempre nello stesso punto centrale
e lavoro la maglia bassa. Poi vado nella prima delle 10 catenelle qui e chiudo con una maglia bassissima. E ho ottenuto così il secondo fiorellino. Ora rifaccio le 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rientro sempre nello stesso punto e chiudo con una maglia bassissima. E abbiamo così il secondo fiorellino con le catenelle. Così. Ora procedete e ne realizzate 5 e le chiudete sempre qui nello stesso punto. Bene, il procedimento è così ultimato. Il mio Bactus è pronto. Sulle tre punte ho inserito i fiori, questi piccoli fiorellini. Ecco fatto. È carino, vero? Bene, se il progetto vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando anche sulla campanellina, così ogni volta che realizzerò un progetto riceverete una notifica. E se vi fa piacere, lasciatemi un like. Grazie ancora per la compagnia. Al prossimo progetto. Ciao a tutti!